Ben ritrovati al TG Canavese in 2 minuti, notizie di oggi, mercoledì 1 febbraio. Castellamonte, incidente oggi poco dopo le 16.30 sulla strada provinciale 222 di fronte al distributore Total Erg. A scontrarsi una Lancia Y condotta da una 25enne di Castellamonte e una Fiat 500 con a bordo una 34enne di Rondissone. L'impatto è stato piuttosto violento, rimasta lievemente ferita la 25enne che è stata trasportata al pronto soccorso di Ivrea, illesa invece la 34enne che è stata solo controllata in ambulanza. Prascorsano, incidente questa mattina poco prima delle 11 in frazione Comuni a Prascorsano. Benito Libertino, 80 anni non ancora compiuti, è rimasto schiacciato dalla sua auto, una Jeep Cherokee, davanti a casa sua. Inutili i tentativi di salvarlo. Caselle Torinese, intervento dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese questa mattina poco dopo le 12.30 per un autocarro cassonato che si è ribaltato sul raccordo autostradale in corrispondenza dall'aeroporto. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e portato dal 118 all'ospedale di Cirié. Chivasso, un camioncino della raccolta rifiuti carico di carta, si è ribaltato oggi poco prima delle 14 in frazione Betlemme. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso. Ozegna, intervento dei vigili del fuoco volontari di Castellamonte questa mattina in via Cavour per salvare un gattino su un albero. L'animale era salito su una pianta di magnolia 5 giorni fa. Il micio, una volta recuperato, è stato affidato alle cure delle volontarie del gattile curato dall'associazione di Rivarolo Canavese Rivibrisse. Rivarolo Canavese. In questi giorni nelle frazioni del comune di Rivarolo sono in corso i lavori di posizionamento di nuovi guardrail e di manutenzione di guardrail esistenti. Per non restringere ulteriormente la carreggiata, i guardrail verranno tassellati in esterno lungo i muri di sponda delle rogge. È tutto per questa edizione, buon proseguimento di serata.